Finisce con una goleata questa sera tra Anzio Lavinio e Fiumicino 12-0, un avversario che comunque poco difficile per voi, non li ha praticamente mai impensierito. De Patta. Sì, partita facile sulla carta anche, il mister ci aveva preparato bene a questa partita facendo tutto un allenamento proprio sul portiere di movimento e appena avevamo opportunità infatti si calciava in porta e soddisfattissima di questa partita e di tutte le compagne e contenta del risultato. C'è stata anche l'occasione però addirittura per l'esordio con il gol, addirittura la porta era sguarnita, tu hai forse hai voluto un po' prendere troppo le misure, però almeno se non altro hai provato a calciare. Sì, ci ho provato fino all'ultimo, oggi i piedi purtroppo non mi rispondevano molto bene, di solito vanno, oggi proprio no, e vabbè ci saranno altre occasioni, altre partite, spero comunque, sto tornando in forma piano piano, spero di riuscire a giocare sempre un pochino di più. E invece chi sorride questa sera e lancia con l'esordio, con il gol, sarebbe potuta finire anche di più, però due palloni, diciamo, hai toccato uno, l'hai praticamente depositato in rete. Sì, no, era già la prima che ho giocato, era successo che ho fatto un primo gol, stasera non me l'aspettavo, comunque non era una partita comunque semplice sulla carta e comunque siamo state bravi a finalizzare e essere concentrati tutta la partita e sono contenta per il gol perché comunque è il primo anno per me, sono venuta a gennaio dell'anno scorso, quindi nemmeno un anno ed ho fatto due gol e sono contenta. Lancia, quanto è importante mantenere la concentrazione anche in queste partite dove praticamente c'è poco di tecnico, soprattutto perché un avversario non è poi così trascendentale? Ma diciamo più la nostra pecca è pensare che sia facile e quindi non concentrarci, questo è comunque il problema che è successo anche altre partite e secondo me questa partita ci stavamo perdendo, ma il mister comunque è stato bravo comunque a tenerci sulla giusta via, quindi diciamo siamo state concentrate e in campo si è visto poi. Bene, a questo punto congediamo Lancia perché fa veramente molto freddo, ci tratteniamo ancora con De Patta per un'ultima battuta, il momento dell'Anzio Lavinio si allunga, la striscia dei risultati utili è veramente più che soddisfacenti e il terzo punto a questo almeno per il momento è consolidato. Sì, e siamo praticamente alle spalle della capolista che la prossima settimana andremo in casa loro, speriamo di prenderci questi tre punti, c'è tutta la concentrazione per farlo e tutta la voglia. A questo punto il Natale è veramente alla grande. Sì, per chiudere questa prima parte di campionato alla grande, sì. Bene, e dal Mirador per Mondo Futsal, da Daniele Porcelli è tutto, la più cordiale, buonasera.